Che conclusioni trai in merito a Gesù? Fai attenzione. Non fidarti di un guru. Giovanni 7, 25-53. Fai attenzione e non fidarti di un guru. Che conclusioni trai in merito a Gesù? Ho avuto molte discussioni con le persone su questo argomento e in tanti mi hanno dato riscontri positivi. Per molti, Gesù sembra essere un uomo buono, un leader a cui ispirarsi. E tu, chi pensi che sia Gesù? Semplicemente un buon uomo? C.S. Lewis, lo scrittore delle Cronache di Narnia, ha affermato che quando sentiamo Gesù dire di sé che è Dio, una di queste tre cose deve essere vera. Primo, Gesù è un lunatico. Non era Dio, ma credeva erroneamente di esserlo. Secondo, Gesù è un bugiardo. Non era Dio e lo sapeva, ma ha affermato il contrario. Terzo, Gesù è il Signore. Gesù è Dio. Nel video di oggi vediamo come le persone discutono chiedendosi chi sia veramente Gesù. Cercano di avere prove concrete su chi lui è. Credono solo a ciò che vedono e anche su questo hanno dei dubbi. Le autorità negano che Gesù sia il Messia, ma coloro che lo hanno visto all'opera si chiedevano: quando verrà il Messia, farà ancora più miracoli di quest'uomo? Quelle persone avevano capito, perché in cuor loro pensavano: deve essere lui il Messia. Hanno creduto per scelta. Credere, quindi, è anche prendere una decisione. Molte persone hanno avuto un incontro con Gesù e alcuni di loro sono stati testimoni di come lui abbia vinto la morte. Lo hanno visto perché hanno creduto. Credo che quanto è accaduto in passato accada anche oggi. Possiamo discutere molto in merito a Gesù. Possiamo pensare di lui che sia un buon uomo, un leader, un insegnante e così via. Ma se lo ascoltiamo attentamente, possiamo affermare: lui è Dio. La domanda che ti faccio ora e sulla quale ti invito a riflettere è semplice. Chi pensi che sia Gesù? Fai chiarezza nel tuo cuore. È lunatico, bugiardo o il Signore? Grazie di esistere. Emmanuel Go.